Buonasera Mauro Corona, come sta? Benissimo. Benissimo, che mi ha detto prima vecchio alpino, non l'avevo capito. Sì, ma non è lei un vecchio alpino. Vabbè, ci mancherebbe solo. Beh, ma si avvicina. In che è un senso, scusi. È un saluto a tutti questi miei amici che mi dicono allora, è tutta gente che ha fatto il militare negli Alpini ed è un saluto a loro anche. Bene, ma comunque va bene anche per lei. In che senso? Io l'alpino non l'ho fatto. È una donna tosta, è una donna forte, è una donna che si impone. Ha recuperato all'ultimo momento, diciamo così. Ma guardi che salvare il mio maestro di scultura, Augusto Murer, un grande e purtroppo quasi, mi diceva: tu Corona ti salvi sempre in corner. Infatti perché è vero, rovinavo le sculture. Rovinavo le sculture quasi e poi zac le riparavo. Cioè, si salva sempre in corner, diciamo, ogni importante tanto. Importante salvarsi. Salva. Giusto, giusto. Allora, intanto volevo subito far vedere questa immagine di lei che è andato a fare sci di fondo negli ultimi giorni. Sì, fate... ho la passione. Me la mostrate, la per favore? Ma anzi, è proprio un filmato. Sento... Eccolo qui. Di nuovo non sente bene? Sente il rimbombo, sì, lo sento anch'io dello studio, se magari glielo levate. Ecco qui, ma però la cosa che le volevo chiedere, ma pure quando va a sciare ci va senza maniche? Sì, perché... Ma non c'ha freddo? No, perché il freddo è come l'amore, è solo un'idea, no? l'amore per lei è solo un'idea? Anche il freddo, no. Ho una fortuna biologica. E non è un'esibizione, perché lì non c'era nessuno da farmi apprezzare. Però ho questa fortuna che fino a un certo grado non ho freddo. Ecco, meno 10, meno 12. Meno 10, meno 12. Vabbè, quindi non c'ha freddo mai, perché deve arrivare. No, quando andiamo a meno 20, in Groenlandia era meno 40, lì mi coprivo bene. Lì se l'è messa la giacca a vento. Sì. Senta, vabbè, allora lei è andata a fare sci di fondo, però l'ha viste le immagini della manifestazione che c'è stata sabato a Roma delle Sardine, a Piazza San Giovanni? Eccola qui. Sì, io le ho viste, ma io sento un ritorno di fiamma che mi colpisce. Lo so, infatti lo sento anch'io da qui che rimbomba dallo studio. Già, la mia voce mi fa schifo, se me la sento anche ripetere... È una questione che devono togliere dalla sede Rai di Venezia. No, se magari sono ce ben informato, visto che devo venire a Carta Bianca, devo informarmi, quindi ho visto la manifestazione, ho visto tutto quello che ormai gira attorno alle Sardine. Ecco, ma se l'aspettava che ci fosse tanta gente... Certo che me l'aspettavo, ce n'era sempre di più, ce ne sarà sempre di più. Ormai è diventata, guai dire una moda, è diventata una rivelazione. La gente ha scoperto che può ancora dire la sua parola, che può manifestare. La mia paura è che già hanno cominciato a mettere i vincoli. Il capetto dice: voi non dovete andare in TV. Il problema delle Sardine, che ho paura perché le apprezzo molto, è che alla fine finiscano nel folklore, perché o hanno un progetto politico e quindi propongono cose anche assieme alla sinistra, al PD, oppure fra un anno ce le scorderemo come ci si è scordati i forconi, i girotondi, eccetera, eccetera. È il loro momento di proporre cose. Beh, però diciamo che poveretti hanno appena cominciato già. Ma non hanno è semplice già fatto avere un progetto politico. Hanno già fatto rissa, perché io ho letto i quotidiani oggi e non dico quale. Perché quando le cose cominciano pure, le sardine sono fresche, però rischiano di andare a male subito. Quindi attenzione alle risse interne, alle piccole invidie che poi nascono perché quello è sopra di me, quell'altro sotto di me. Ecco, se vogliono fare un progetto lo devono fare e proporlo, altrimenti fra un anno nessuno ne parlerà più. Beh, intanto comunque sono stati gli unici che hanno chiesto l'abrogazione dei decreti sicurezza, perché certo, se n'era parlato certo, all'inizio di questo governo, poi tutto è passato in cavalleria. Ma allora, quindi da quel punto di vista... questa bella voce forte e tonante la devono imporre, perché questi sono tanti. E non è vero che prenderanno il 7, il 10, prenderanno anche il 20. Addirittura. Il problema è che non si logorano, che non si avvelenano tra di loro. Perché il potere, diceva un certo vecchio, logora chi non ce l'ha, ma io credo che logori anche chi ce l'ha.
anche chi ce l'ha. Va bene, allora, hanno cantato in piazza Bella Ciao, poi dopo la sentiremo, però Salvini ha detto che lui preferisce la canzone del Piave. Lei la conosce quella canzone? Beh, il Piave è... Piave mormorata, è una canzone... È una canzone eroica, hanno fermato gli austriaci, sì, e la conosco. Quindi bene, lei la conosce sicuramente, perché... Perché? Vuol farmela cantare? Non lo so, hai visto che abbiamo scoperto che è così intonato. Però non lo so, perché poi magari gli facciamo cantare una bella canzone di Natale, vediamo. Non vorrei approfittare troppo. Quindi, ma se l'immaginava che il segretario della Lega veniva a proporre quel comitato di salvezza nazionale da fare insieme anche alle forze politiche che compongono la maggioranza per varare, diciamo, fronteggiare quelle che sono le emergenze più importanti e poi tornare al voto? Immaginarmelo no, però lo si poteva intuire. Salvini, che è un eccellente politico fino al 90, l'ho detto qui, poi quel 10% lo rovì, ha capito che non si andrà mai a votare, che questo governo durerà fino al 23, e quindi si sta preparando il terreno per non essere proprio, perché sono lunghi gli anni andare lì, anche la proposta di Draghi a Presidente della Repubblica, perché c'è l'Europa, Draghi è ammirato in Europa, è un buon politico e quindi... Poi non è mica un delitto tornare indietro su certe posizioni. Uno si ravvede. Però la Meloni ha sentito che ha detto che questa è una proposta assolutamente incomprensibile e che avrebbe comunque Salvini dovuto farla prima alle forze che compongono il centrodestra. Questo è vero, questo è vero. Insomma, però meglio tardi che mai, dice qualcuno. Ma le cose sono più credibili se le fai prima. Ma lei ci crede che sia in buona fede su questo, cioè che questa proposta sia stata fatta perché davvero si vuole arrivare a un governo di emergenza nazionale? Io credo che sia in buona fede, non proprio totalissima buona fede, ma credo che sia in buona fede, ma non perché ha preso paura, perché sta rivedendo le sue posizioni, le sue a volte sparate, le sue... cioè deve mediare, la politica è mediazione, non è... Io sono lì, è per quello che a volte si danneggia, ma come si danneggiano altri? Ha visto che la rivista Time ha scelto come persona dell'anno 2013 Greta Thunberg? È una scelta che lei condivide? Eccola qui. Ancora Time. Con sta Greta. Guardi. Ancora con sta Greta. Time l'ha eletta persona dell'anno. Ma guardi, ma è possibile che tutto il mondo... A me, sinceramente, ma è un problema mio, forse di invidia, forse... Non lo so, però non piace tanto. Ma che è invidioso di una ragazzina di 16 anni. Ma non è la ragazzina, è coloro che ci stanno dietro. Finiamola di fare demagogia a solo 16 anni. Io a 16 anni facevo il pastore sulle maglie. Non si è No, ma allora, ma perché lei è così politicamente... Io non ce tanto l'ho con... lei è tutto contento perché ha visto l'altra volta quando abbiamo fatto la polemica sulla legittima difesa... che Salvini l'ha messa subito sul suo sito dicendo bravo Corona, bravissimo, ma non se ne può più delle affermazioni di questa sinistra che sarei io, secondo il sito del segretario della Lega. Quindi lei si è preso un sacco d'applausi. Vabbè, lo dico così con affetto. Guardi che le cose non sono così semplici e didattiche. Se vengono a casa sua, e le auguro che da me sono venuti due volte... Se vengono a casa sua, lei reagisce di impeto, forse si mette sotto il letto, ma se c'è qualcuno lì che ha forza, reagisce di impeto. Io non ho detto, mi è capitato per provocare la sinistra, ho anche detto che li avrei ammazzati, ma le pare che è una faccia che ammazza 5 ragazzi. No, ma... Però per provocare, perché se voi mi dite ci pensa lo Stato, allora mettetemi un carabiniere ogni famiglia, ogni casa. Ma no, allora ma come che, fa? Però le voglio dire una cosa, non è che io... No, non... deve farmi finire. Sì, ma solo le voglio specificare il mio pensiero, poi andiamo oltre. Perché no, il suo fatto... non c'entra nulla, no, c'entra il mio. Perché... No, perché io voglio dire il mio. Perché non è che lei è politicamente corretta, non no, deve Ma se lei non l'ha capito quello che dicevo l'altro giorno, io dicevo che certo che non la reazione, ho mai capito niente la reazione che di impeto io la comprendo, probabilmente l'avrei anch'io, è chiaro che la reazione di impeto se qualcuno ti entra dentro casa è comprensibile per tutti noi. E quella che invece è successiva, che
Io non approvo, no. Ecco, quella no. È chiaro che l'altra, no. Come dire, risponde all'istinto di difesa che abbiamo, guardi, tutti dentro. Guardi che è successo a una mia amica da poco. I ladri non solo ti portano via quella poca roba, perché nessuno credo che tenga in casa valori enormi. Il ladro ti rovina l'esistenza, perché ti fa vivere nella paura, nell'angoscia, nell'ansia. Torneranno, non torneranno, sono armati. Questi sono i danni che fanno questi cialtroni. Senta, torniamo a Time, solo per chiederle, ma se lei dovesse eleggere la persona dell'anno, a chi andrebbe la sua preferenza? Ma guardi, queste sparate che vanno bene nella società di oggi, la persona dell'anno, il giorno della donna, invece che essere sempre la donna, il giorno della donna, il giorno della natura, il giorno del mare, sono invenzioni per fare novità, per creare qualcosa. Ma è la persona dell'anno, eleggerei i due pastori di Clout, che senza strada sono riusciti a tenere in piedi, perché il Friuli non gli ha costruito la strada spazzata via da Vaia, e questi a piedi hanno tenuto in piedi la Casera, con le loro bestie hanno fatto il formaggio. Questi due li eleggerei personaggi dell'anno, non la Greta Thunberg. E invece la persona peggiore dell'anno chi sarebbe secondo lei? Ma se devo essere onesto, sono io. Vabbè, sinceramente. E perché? Ma perché sono pieno di invidie, di rancori, sono pieno. Forse mi manca il successo di Fabio Volo, di Vurno Vespa, che è lì con i libri. Poi ne parliamo di più. Adesso si sta dicendo una cosa che non è vera. Io non ci credo che lei è invidioso. Guardi, siamo. Sì, ma è un'invidia bonacciona. Mm. Ma io sono una specie. Conosce Daniel Pennac, no? Che il signor Malussen di professione, certo, faceva il capro espiatorio. Cioè, siamo 7 miliardi. Possibile che tutto il vino lo beva io? Siamo i secondi produttori in Italia di vino, nessuno me ne porta. Ma perché ha tirato fuori? Corona beve, ma certo che beve. Ma perché ha tirato fuori questa questione? No, che c'entra? Ma anche i famosi critici di giornali e compagnia. Beh, a me mi divertono, no? Perché la musica è tra le note, diceva Mozart. Quindi tra quelle righe lì c'è un certo livore di questi inarrivati, incompiuti. Vabbè, quindi non è suo ma degli altri. No, diciamo, non è mio. Anche suo. Ma lei non è vero, io non ci credo che lei ha tutto questo leore e tutte queste invidie. Infatti non ce l'ho. Appunto, quindi non dica che ce l'ha, perché se non ce l'ha. Sì, ma non posso dire che sono bravo, chi mi crede? Nessuno. Può non dire niente, però non è che si deve, come dire, in ogni caso dire male di lei. Invece c'è una storia bella e davvero commovente, che è quella di quella ragazzina filippina. Facciamo vedere la fotografia, che a soli 11 anni si è fatta da sola, si è dipinta le scarpe con bende e gesso e poi ci ha disegnato sopra, eccolo, vede, un celebre logo. La sua famiglia non poteva permettersi di comprargliele, però lei non si è arresa e ha vinto 3 medaglie d'oro ai campionati studenteschi di atletica leggera. Ecco, l'aveva vista questa immagine che è stata pubblicata su molti online? Mi ha ricordato un po' la mia infanzia, che se aveva solo scarpe di legno fabbricate dal nonno, mi ha ricordato molto il grande Abebe Bikila, che vinse la maratona a piedi scalzi. Adesso però le grandi ditte a questa ragazzina che ha vinto la medaglia d'oro le salteranno addosso a proporgli le scarpe. Fossi in lei continuerei a correre coi piedi di gesso, perché dovevano accorgersi prima che c'era questo talento. Vabbè, poverina, 11 anni, magari poi ci avrà una grande carriera come... Sì, che ce l'ha, ma adesso li salteranno addosso. Vabbè, speriamo che comunque gli diano le scarpe decenti, perché pensi quanto deve aver sofferto a correre con quei piedi fasciati in quelle bende. Se sei qualcuno ti danno le robe, altrimenti no... Sa quanti talenti conosco io, scrittori, scultori, giovani, che non riescono a pubblicare, perché io ho fatto fortuna letteraria, perché ho voluto prima diventare un personaggio, un poetastro, come diceva Macedonio Fernandez, giudicando l'Aniceto il Gallo di José Ascasubi, diceva un povero diavolo, un misto di buffone e filosofastro. Ecco, io sono questo, però mi sono creato questa leggenda che mi comprano i libri. È così purtroppo da noi.
Ah, ecco, se l'è creata per vendere i libri, lei dice. E come no? Ma cosa crede che venga qui a fare per la sua bel visita? Beh, allora, guardi, lei oggi deve avvelenare l'ultima puntata prima della pausa natalizia. Già ho capito. Ma è una battuta. Perché dall'inizio che si è messo in questo modo. Ma quindi, non prima è della vero. Pausa natalizia mi deve avvelenare l'ultima puntata. Ma io... Se no non è contento, va bene. Ma le sembra che faccio battute? Che devo fare? Ormai sono rassegnata, eh? Ma no, guardi, lei fraintende. Io faccio battute a mio... Che crede che vengo per la sua faccia? Ma è una devo vendere i libri. Ma guardi, è una battuta, ma se lei non capisce l'umorismo, no, è meglio che... A me non mi è sembrata per niente una battuta. Guardi che io vendevo libri prima di conoscere il suo bel faccino. Sì, però era una battuta. Secondo me, dopo aver conosciuto il mio bel faccino, ne vende di più. Comunque, è una mia supposizione, Comunque, vabbè. Ma non sono avvelenato. A me fa piacere, mica mi dispiace, naturalmente. No, ma le volevo garantire che non sono avvelenato. No, perché così è venuto con un'aria un po' come al solito. Ma un po' no, è perché, guardi, guardi Bianchina, la gente che ci osserva... Quando va con Bianchina, naturalmente, già si è capito mi è scappato. La gente che ci guarda ha bisogno anche di queste... piccole queste novità, non è che io ma mi prepari... Ma questa non è una grande novità, non sarebbe una grande novità, Vabbè. Poi mi fa dire tre cose dopo. Oddio, ricominciamo la foresta? No. Vabbè, poi vediamo, ok. Allora, ma come mai ci sono ancora tutti questi pregiudizi nei nostri confronti, secondo lei? Beh, siamo all'età del bronzo, del rispetto e dell'affermazione... della donna nei ruoli che potrebbe benissimo fare come gli uomini. L'uomo, cara Bianca, ha capito fin da quando si rizzò in piedi con la clava che la donna è più forte di lui. È più forte in tutto solo per il fatto che è disegnata per la maternità. Per cui l'uomo l'ha sempre tenuta in disparte. Allora, nei paesi dove sono lì, nell'Islam, hanno un'esagerazione, però anche noi, la società moderna, abbiamo messo un burka morale alla donna, perché la donna è capace più dell'uomo di fare le cose. E quando una donna impara a guidare un'automobile e fa le gare, stravince sugli uomini. Quando impara a arrampicare, li dà 10-0 agli uomini. Questi qui l'hanno capito, attenzione che sono... E hanno questo monopolio di se stessi, che è una roba indegna, perché la donna... la donna non può pretendere che l'uomo la riconosca, non lo farà mai. Allora, e ci sono donne a capo di cose eccezionali, importanti, come quella che dirige il CERN, come si chiama, aiutatemi. Sì, ho capito. Ecco, ci sono donne, dimostrando, spazzandoli via questi fuchi fecondatori. Benissimo, ma lei... Lei, voglio chiederle questo. No, ma infatti io per questo parlo con lei delle donne, perché insomma, comunque, dice delle cose condivisibili. Ma le volevo chiedere questo. Ma lei ce l'ha un'amica donna? Amica, Amica? Amicizia? Sì, ho capito. Ecco, ci siamo capiti, insomma. Ci sta pensando comunque, Credo di no. Ecco, appunto, ero sicura. Ma come mai, secondo lei? Io gliel'ho fatta apposta questa domanda. Perché, glielo spiego, perché anche una amica donna, però anche amica, ti mette a confronto, e ti guarda, e ti scava, ti mette a nudo, quindi è meglio la complicità tra maschietti, fuchi fecondatori. Però le posso dire che ho pochi amici anche tra i maschi. Quelli che avevo seri sono morti. E quindi non l'amicizia è una roba seria, l'amicizia è una forma d'amore, quindi... Ma il problema è mio, non è che non voglia l'amicizia di un... È che se ti guarda in faccia ti fa vedere il fallito che sei, la donna. Quindi preferisco starmene col mio cagnolino. Col cagnolino e con gli uomini. Vabbè, sì, qualche amico, amico, non fraintendiamo qui. No, certo, con gli uomini amici, ma che? Madonna mia, che è? No, con gli uomini amici, che... ho capito, ma sa. Ma chissà che. Ma dai, si figuri, poi... No. Allora... Mi fa dire due robe. Mi dica.
Vorrei chiedere al sindaco di Longarone, Roberto Padrin, che lì stanno chiudendo la Safilo, cioè 400 persone sulla strada. Ancliso a Martignacco, c'è la Vanabo di Mel, stanno lasciando la gente sulla strada. La politica intervenga, perché questo sì che è il danno feroce. Come fa le famiglie con bambini a trovarsi domani senza lavoro? La Safilo di Longarone manda via 400 persone, 400 operai. Quindi chiedo al sindaco che si dia da fare, che intervengano i sindacati, chi volete. Non si può buttare la gente per strada come i barboni, perché la gente si stanca, Certo, e alla certo. fine prende decisioni che non sono proprio civili. Purtroppo non è solo quella come azienda. No, ma infatti che si sta muovendo ma tutta in Friuli hanno chiuso. Ecco, poi volevo fare gli auguri a un... Lo sapevo che c'era alla fine qualche saluto, perché tanto... Un novantenne, Emanuele Nicoli, che per tutta la vita, oggi ai 90 anni, ha curato le persone. Lui era, e lo è ancora, uno di quelli che aggiustano caviglie, le membra, manipolando con le mani, e non ha mai chiesto un euro. E oggi compie 90 anni. E sicuro da 70 aggiusta le persone. Siccome ha 90 anni, ho voluto salutarlo. Benissimo. Oh, allora, invece, siccome questa è l'ultima puntata per quest'anno, poi ci rivediamo il 7 gennaio, si fa una bella risata, vabbè. Come, no. intanto le devo dire una cosa, però non perché la voglio rimproverare, perché già ci stanno scrivendo su Facebook, su Instagram, come mai non sta qui seduto davanti a me? Aspetta, è rimasto lì. No, io non gliel'avrei detto, però adesso me l'hanno detto con l'auricolare, dice guarda che sta arrivando la domanda, allora vogliamo dare una risposta a questa domanda? Allora, mi sono trovato in un periodo carico di cose da fare, e un viaggio a Roma è sempre, però non so se il 14 ho deciso che... No, che non lo fa lei, scusi. Però le ripeto che avvicinarmi a lei mi inquieta. Vabbè, comunque si deve avvicinare, a un certo punto deve arrivare. Sì. Io direi che lei, come dire, rimanda. Perché ormai lei si è impegnato, ha detto che sarebbe venuto. Adesso lei dice il 14, perché inquadratemi inquadratemi quest'uomo qui. Adesso aspetti, prima risponda a questa domanda, è inutile che cambia. Adesso aspetti. Guardi, dai. Questa è una roba seria, quest'uomo si chiama Fausto De Stefani, e quindi? Ha scalato tutti i 14.800 e non ha fatto un lucro delle sue imprese, ha costruito in Nepal ospedali, scuole, ha raccolto in 30 anni 20 milioni di euro, ha fatto scuole, ospedali, ha fatto una scuola di musica portando giù una trentina di violini raccolti dal maestro Mario Brunello. Questo è da mettere per la pace. Certo. E poi a Castiglione delle Striviere ha costruito la collina di Lorenzo, dove raccoglie bambini, li insegna il lavoro delle mani, conoscere gli alberi, percorsi. Questo è un sant'uomo. Vabbè. E nessuno sa che esiste. Bene, adesso ce Quindi l'ha detto lei, però volevo mettere l'onore a questo. Questo merita il Nobel per la pace. Va bene, comunque e non Obama o la Thunberg. Vabbè, adesso non esageriamo. Comunque, vuoi. Vabbè, lei subito ha cambiato discorso perché... Perché io queste persone devo farle conoscere. Va bene, ma tanto le faremo conoscere. Ecco. Il percorso è lungo, come dire. Non si giochi tutto subito, perché... Subito. È questo, quello, quell'altro, il saluto, il novantenne, il Nobel per la pace. Ancora dobbiamo arrivare a fine di giugno. Quindi ha voglia, quanto ce n'ha da tirare fuori... Qualcuno ha detto che non arriveremo. Ah vabbè, ma intanto vediamo. Dobbiamo dimostrare a questo oracolista che arriveremo a giugno. Speriamo. Bomba non bomba, arriveremo a Roma. Dico speriamo, perché non si sa mai, Ma arriveremo. Però lei ha detto che il 14 viene, il 14 gennaio, quindi... Una volta scaricate tutte queste tensioni del Natale,
bisogna scendere con tranquillità. Certo, perché siccome deve arrivare, chissà, sembra che deve arrivare da chissà dove, ma manco fosse dal Friuli deve venire, non è che dici, sai, arrivo da un altro continente, vabbè. Intanto, per lei che anno è stato questo? È stato un buon anno? Ma il fatto di avere ancora la salute, di avere i figli a posto, di avere anche un lavoro, credo che sia un buon anno. Io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno, anzi pieno. Ovviamente ci sono stati anche dei dolori, delle paure, delle ansie, delle angosce, però lo giudico un buon anno. Comunque il 2020 sarà peggio del 2019, ma meglio del 2021. Ah, sì, eh? Mettiamocelo bene in testa. Vabbè, mettiamolo così come auspicio. Peggio il 2019, però, dice lei. Sì, sì, no, il 2020 meglio del... peggio, cioè, scusi, del 2019, ma meglio del 2021. Meglio del 2021. Sì, quindi non le volevo chiedere come se l'immaginava, però già ce l'ha detto. Ma il suo buon proposito per l'anno prossimo qual è, a parte arrivare alla fine della trasmissione? A giugno, che quello mi sembra già un buon proposito. Spero. No, ma no. Alla fine dell'anno è ovvio, ma io dico alla fine, senza litigare con me in questo senso, no. Dicevo, capito? Ma con lei si litiga anche a stare zitti. Che dici? Perché se io rimanessi zitto, lei mi dice, ma come? Ce l'ha con me, perché non parla? Ma che sta a dire? Che io sono tirato fuori una pazienza con lei, che manco con mia figlia ce l'ho mai avuta, si figuri. Me la sono proprio vedi scoperta. Che l'ho migliorata. Le ho fatto scoprire una pazienza che non sapeva di avere. Bravo, questo c'ha ragione. Certo. No, il mio proposito sarebbe questo, di essere meno impulsivo, di pensare più a chi non ha niente, anche se non dovrei dirlo, ma lo faccio, però dare un po' più agli altri, non solo economicamente, non chiudersi nel bozzolo e pensare a sé, alla propria carriera, al proprio successo, dei libri, delle cose. Vorrei dedicarmi un po' a chi non ha, e non è una buttata, non mi interessa niente essere apprezzato o no. Il mio proposito è essere più tollerante e dare qualcosa a chi non ha, ma anche in forma di compagnia. Ecco, questo vorrei. Bene, allora intanto dobbiamo dire che stasera c'è una sorpresa, vero? Vediamo. Una che volta sorpresa me l'ha fatta proprio così che non me l'immaginavo, ma questa volta invece la conosco. Perché siccome... Allora che sorpresa è? Vabbè, ma infatti non per me, per i telespettatori, il, che secondo me bello apprezzeranno. Che mi sono dimenticato di dirgli di venire vestito da Babbo Natale. Vabbè, meglio così. Allora, vediamo un po' qual è la sorpresa, se riusciamo intanto a prendere tempo. Allora, forse veniamo qui sullo studio a Roma e intanto poi appunto vediamo di sistemare una persona. Eccolo che si qui. Sta sedendo, ecco lì vicino a Mauro Corona, allora lo possiamo allargare adesso, torniamo a Venezia. Però anche se non si è vestito da Babbo Natale va benissimo lo stesso. Però sarebbe stato bello. Lo riconoscete tutti? Lo riconoscono, ce lo ripresenta, ma tanto lo riconoscono tutti. Si chiama Costante, detto il Poiana. Questo ho detto il Poiana. Che... Sì, che poi saprà ben cos'è la Poiana, no? No, non lo so. Un rapace che osserva dall'alto la vita, impara, giudica, vede. Ecco, per quello è chiamato il Poiana. È un uomo saggio, beh, sì. Ma si vede, c'ha un'aria saggia, Sì, ieratica. A differenza di lei, Secondo me non c'ha quelle intemperanze che c'ha lei, diciamo. Vero? Provi a ragionare un po', perché non le giustifico le intemperanze, soprattutto la maleducazione, ma provi un po' a leggere qualche libro mio dove ho adombrato il mio passato e lei capirà perché un uomo a volte reagisce e diventa intemperante. Schiaccialo oggi, schiaccialo domani, si difende, ma io non credo di essere... qualche sparata intemperante. Sì, ma mica era una critica, era una considerazione, una constatazione. Siamo figli di quello che ci è accaduto, certo, non di ma papà non e mamma. Non c'è dubbio. Allora, però, stasera che cosa ci ha riservato il Poiana? Beh, all'inizio i trilli degli uccelli, poi vediamo cosa sa fare. Va bene, allora dai, quali uccelli? Ce li fa risentire? Un tordo botaccio.
Non ho capito. Un tordo bottaccio. Benissimo. Troppo bravo. Bravissimo. Lei questi versi non li sa fare. Com'è? No, io no. So fare il gallo forcello, il gallo cedrone. Oh, e invece qualcun altro? Facciamo la civetta. La civetta, non l'avevamo mai sentita. Fare quelli che ha più gorgheggi, vai. No, ma sono quelli che ha già fatto l'altra volta. No, importa. Lui vuole che faccia il anche, merlo, ecco. Anche perché no. È passato tanto tempo, rifacciamo il merlo. Merlo. No, dice l'ho fatto l'altra volta, ma è come far l'amore, bisogna rifarlo. Vabbè, diciamo che questo è un regalo di Natale, eh? E il merlo se ne va. Beh, questo è un regalo di Natale. E c'è qualcos'altro? Sì, potrei fare, ecco, quello che canta di notte è il più bello, l'usignolo. Bene, sentiamo. Posso chiederle a quanti anni ha cominciato a imitare i versi degli uccelli? La passione è da piccolo. Ha cominciato da e piccolo? E poi ci si perfeziona più avanti. Cioè, sentiva e l'imitava comunque, sentiva gli uccelli che cantavano. Ma da piccolo a quanti anni? Ma mi appassionava di andare ad ascoltare gli imitatori una volta, che c'erano moltissimi. Ah, perché quindi... A quanti anni? A 12-13 anni. Beh, quindi insomma, diciamo, è molto tempo che si esercita. Sì. Sì, sì, sì. È vero. Benissimo. Allora, adesso siamo in chiusura. Noi ci rivediamo il 7 gennaio e... Ferma un attimo. Mi dica. Anch'io so suonare qualcosa. Pure lei faccia l'armonica. A tutti i nostri amici telespettatori. E anche a quelli che non ci guardano, auguro un Natale povero e creativo, anzi sobrio e creativo. Ecco, sobrio diciamo più che sobrio. Se c'è qualcuno che ha bisogno, invitarlo al pranzo, una sedia in più, c'era anche una canzone, aggiungi un posto a tavola. Vi congedo con ma tu sai fare... Vabbè, via. Che cos'è? A Bianchina. Bravissimi, tu scendi dalle stelle, come canzone di Natale. Allora, grazie al Pogliana, davvero, grazie a Mauro Corona, buon anno a tutte e due. Noi l'ultima roba. Mi dica. Dal 31 dicembre, dal 31 gennaio, al 3 febbraio a Sappada c'è un raduno internazionale di scalatori su ghiaccio. Venite a vedere cosa sanno fare questi ragazzi. Anzi, ecco, guardi lei che scala sul ghiaccio, mamma mia, a me fa paura solo vederla questa fotografia. Lo sta organizzando tutta questa bella cosa, perché sono famosi i canadesi, i russi, gli scozzesi. La sta facendo l'organizzazione tutto Silvio Fauner, che fu
medaglia d'oro nella 50 chilometri di fondo. Bene. E questo... batté il grande Biordelli. Vabbè, lei comunque... deve fare un po' di fondo, cioè... che mi pare che si ingrassa. Ma che si ingrassa? Io non mi sto ingrassando per niente. Lei pensa che lei non si stia a preoccupare, anzi, un che po' di fondo, sono dimagrita. Sì. Un po' di fondo sulla pala favera. Io di sport ne faccio molto, anche se non vado a fare il fondo. Quindi lei proprio guardi si, che il fondo si senta come sereno nuoto e tranquillo da questo punto la tiene di vista. Tonica. Sì, ma io sono, si preoccupi. Le ho detto che lo sport io ne faccio molto, quindi non c'è bisogno che arrivo fin lì per fare il fondo. Comunque, grazie. Lei doveva chiudere naturalmente, diciamo, in qualche modo, se no non era contento. Volevo rovinarlo in Natale. Va bene, grazie a tutti e due, buon Natale e buon anno, ci vediamo il 7 gennaio. Arrivederci a Mauro Corona e Togliana.